Hare Krishna, buongiorno a tutti, buon anno a tutti e continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam. Om Agyanti Marandasya Gena Jana Salakaya Chakshura Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shriyuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Shute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavi Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachanane Yavishesha Shunyavadi Paschatadi Satarane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna e buon anno a tutti Grazie che siete venuti, nonostante magari siete andati a dormire tardi ieri sera. Mi meraviglia che c'è Nirala, che era qua. Il programma qua è andato avanti fino a tardi. Allora, siamo sempre al terzo canto, settimo capitolo, altre domande di Vidura a Maitreya Rishi. Siamo verso 19. Yat sevaya bhagavata kutastasya madhudvishaha ratiraso bhavettivra padayor vyasanardanaha Yat sevaya bhagavata kutastasya madhudvishaha ratiraso bhavettivra padayor vyasanardanaha Yat aki sevaya col servizio Bhagavata del Signore Supremo Kutastasya del immutabile Madhu Dvishaha il vincitore del demone Madhu Rati Rasaha attaccamento attraverso diverse relazioni Bhavet svilupa tivra molto estatiche Padayo dei piedi Vyasana la sofferenza sofferenze ardanaha annientando traduzione e spiegazione di sua divina grazia Srila Prabhupada Ki Jai servendo i piedi del maestro spirituale si arriva a gustare l'estasi spirituale nel servizio al Signore Supremo immutabile nemico del demone Madhu il servizio reso al Signore fa scomparire ogni sofferenza materiale Arrivo. Questo è un buon modo per cominciare il nuovo anno, comprendere il segreto di come fai scomparire ogni sofferenza materiale che non manca nella vita. Spiegazione. Nella compagnia di un maestro spirituale autentico, come il saggio Maitreya, può rivelarsi assolutamente necessario quando si tratta di sviluppare un attaccamento trascendentale per il servizio diretto al Signore. Krishna spiega molto chiaro nella Bhagavad Gita, Tarvedi Pranipatena, Parli Prishna in Sevaya,
Pratekshanti te gyanam gyanina stato darshana, di avvicinare il maestro spirituale autentico. Possiamo sapere chi è un maestro spirituale autentico leggendo le scritture, perché sono tante descrizioni delle caratteristiche e la qualità di un maestro spirituale autentico, avvicinandolo e servendo. E questo modo che Krishna ci dà la possibilità di servirlo personalmente, servendo il suo rappresentante, il maestro spirituale. E servendo, seguendo le sue istruzioni, servendolo, la sua missione, uno sviluppa, viene dato, la misericordia scende e uno sviluppa un attaccamento, un'attrazione e un attaccamento per servizio diretto al Signore. Funziona così il Bhakti Yoga, servizio devozionale, attraverso il maestro spirituale, appunto. E Krishna, perché è facile dire sì, io amo Dio, ma se non hai contatto, non le vedi. Invece Krishna dà il sistema concreto di vedere se tu sei pronto di servire o che vuoi servire, servendo il maestro spirituale che è presente. E anche dopo il suo scomparsa, seguendo le sue istruzioni. Il Signore è conosciuto come il nemico del demone Madhu, o in altre parole, come colui che distrugge le sofferenze dei suoi puri devoti. In questo verso è significativa la parola Ratirasaha. Il servizio può essere caratterizzato da diversi sentimenti spirituali, che corrispondono alle diverse relazioni che uniscono il Signore agli esseri individuali. Rasa, perché ognuno ricordiamo, è spiegato dall'inizio della Bhagavad Gita, ci sono quattro rasa principali: servitore, rasa vuol dire relazione di scambio di amore, di servizio con Krishna, o come suo servitore, insomma tutti i servitori all'inizio cominciano. Tutti servitori, la nostra posizione di base è siamo servitori di Krishna. Poi uno può avere relazioni di amicizia più familiari, Krishna ci fa dimenticare che lui è Dio, e c'è una relazione familiare come amico, come genitori, non come figlio, come genitori, che c'è più devozione, c'è più amore verso il figlio, e poi come relazioni coniugali. E questi sono i rasa. Il servizio può essere caratterizzato da diversi sentimenti, perché ognuno di questi ha un sentimento, un gusto diverso, spirituale, che corrispondono alle diverse relazioni che uniscono il Signore alle esse individuali. Relazioni che possono essere definite neutra, attiva, di amicizia, di amore parentale e di amore coniugale. La persona è situata nella pratica del servizio spirituale allo stato liberato e attratta da uno di questi sentimenti. E questo impegno nel sublime servizio d'amore al Signore all'effetto di vincere immediatamente ogni altro desiderio di servire nel mondo materiale. Quindi naturalmente il distacco. Lo conferma la Bhagavad Gita, questo famoso verso, Rasavar Jamana Sopi Asya Parandrishtani Partite. Se l'anima gusta una gioia superiore, perderà ogni desiderio di godere dei piaceri materiali per rimanere nella coscienza spirituale. Quindi naturale. Ok, verso 20. Le persone povere in austerità possono difficilmente ottenere di servire i puri devoti che progrediscono sulla via del ritorno al regno di Dio, Vaikuntha, impegnandosi completamente nella glorificazione del Signore Supremo, che è il Signore degli esseri celesti e di tutti gli altri esseri. Spiegazione di Srila Prabhupada. Come raccomandano tutte le autorità spirituali,
La liberazione si raggiunge servendo i grandi spiritualisti, i Mahatma. A questo proposito, la Bhagavad Gita afferma che i Mahatma sono i grandi devoti, sono puri devoti che seguono la via, la grande anima, Mahatma, grande anima, la via che conduce a Vaikuntha, il regno di Dio, e che si impegnano nell'ascolto e nel canto costante della gloria del Signore, e non in sterili e aride discussioni filosofiche. Che si impegna questa qualità di un vero puro devoto, maestro spirituale autentico, che si impegnano nell'ascolto e nel canto costante delle glorie del Signore, e non in sterili e aride discussioni filosofiche. Questo principio beneficiario della compagnia dei Mahatma, grandi devoti, è stato raccomandato fin da tempi immemorabili, ma nell'età di discordia ed ipocrisia in cui viviamo, che sappiamo bene, Kali Yuga, questa è la lasagna di ieri sera, Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è il Signore stesso, lo raccomanda in modo speciale. Infatti, anche senza avere alcuno dei meriti che l'austerità conferisce, colui che prende rifugio nei Mahatma, che sono impegnati nel canto e nell'ascolto della gloria del Signore, è sicuro di progredire sulla via del ritorno a Dio, verso le dimore originali. Noi abbiamo Srila Prabhupada, il suo rappresentante. Prendiamo rifugio nell'ascoltare lo Srimad Bhagavatam e risolvere tutti i nostri problemi. Allora, verso 21. Dopo aver creato le energie materiali globali, il Mahatattva, e aver manifestato la gigantesca forma universale con i sensi e gli organi di senso, il Signore Supremo entrò in essa. Spiegazioni. Pienamente soddisfatto dalle risposte del saggio Maitreya, Vidura desidera ora capire le fasi successive dell'opera di creazione intrapresa dal Signore. Così riprende il filo dei discorsi precedenti. Le descrizioni, come funziona, come succede la creazione materiale. Cosa fa il Signore per creare questa manifestazioni cosmico materiali. Verso 22. Il Purusha Avatar, stareato sull'oceano causale, è chiamato il Purusha originale della creazione materiale. Ricordiamo, questo è Mahavishnu o Karanadakshai Vishnu, il primo delle tre Purusha Avatar, che crea questo mondo materiale. Il primo, stareato sull'oceano causale, chiamato Purusha originale, prima dei tre, e nella sua forma Virat, in cui si trovano tutti i pianeti con i loro abitanti, e possiede migliaia di braccia e di gambe. Spiegazione. Il primo Purusha è Karuna Dakshai Vishnu, il secondo Garbha Dakshai Vishnu e il terzo Kshira Dakshai Vishnu, che manifesta il Virat Purusha, la forma gigantesca, in cui fluttuano tutti i pianeti con i loro abitati e tutto ciò che si può trovare in essi, tutte le creazioni materiali. Verso 23. O grande Brahmana, tu mi hai parlato dell'esistenza della gigantesca forma virata e dei suoi sensi, degli oggetti dei sensi e dei 10 tipi di aria vitali e delle 3 forme di energia vivente. Ora ti prego, abbi la bontà di spiegarmi i poteri specifici delle sue divisioni. Si va più in dettaglio. Poi, 24. O maestro, credo che la potenza manifestata nella forma di figli, di nipoti e di altri membri della famiglia si sia diffusa in tutto l'universo in differenti forme e specie. 25. O dotto Brahmana, ti prego di descrivere il modo in cui Prajapati, cioè Brahma, il primo di tutti gli esseri celesti, decise di stabilire i Manu che governano le varie ere.
Abbi anche la bontà di descrivere i Manu e i loro discendenti. Spiegazione. La razza umana, o Manushya Sara, discendenti dai Manu, che sono i figli e i nipoti di Tel Prajapati, il creatore, o Brahma, Brahma ricordiamo che è il primo essere vivente nell'universo, che fa proprio la hands-on organizzazione dell'universo, spostamento di tutta l'energia materiale, permette agli esseri viventi nella loro posizione, il loro pianeta, eccetera. E lui è aiutato da Manu. Manu appaiono, scompaiono 504.000 in una vita di Brahma, per Brahma pare, e gestiscono anche loro. E c'è tutta un'equipe di management, di organizzazione per l'universo, come tutto quello che vediamo. Una città, una provincia, una nazione, c'è sempre tutto un gruppo che gestiscono gli affari di ogni situazione. E lo stesso per tutto l'universo. I discendenti di Manu risiedono in tutti i pianeti e governano l'universo intero. Ci sono sempre persone dietro ogni cosa. Dice, ma adesso no, adesso diventano, prende controllo i robot. Ma chi è che, i robot non è che saltano fuori da niente, sono create da persone vive. Verso 26, o figlio di Mitra, spiegami come i pianeti sono ripartiti sopra e sotto la terra. Indicami le loro dimensioni e anche quelle dei pianeti terrestri. Descrive tutto l'universo, perché sono pianeti superiori, medi, come noi, terrestri, e poi ci sono pianeti inferiori. Ora sta chiedendo una descrizione di questo. Yasmin vigate sarvamevam vigatam bhavati. Questo mantra vedico dichiara con enfasi che il devoto del Signore vede ogni cosa materiale e spirituale in relazione col Signore. E di dietro ogni cosa c'è il Signore Supremo. I devoti non sono persone sentimentali, come pensano a torto alcuni uomini poco intelligenti. La via che seguono è pratica. Conoscono tutto ciò che esiste. Conoscono tutto ciò che esiste, anche i minimi particolari che riguardano il modo in cui il Signore dirige le sue differenti creazioni. Senso, non è sentimentale, c'è conoscenza di come funziona l'universo, come Krishna manifesta questo universo, i pianeti, gli esseri viventi, tutto. Ti prego di descrivere anche le differenti categorie di esseri, gli uomini, coloro che sono inferiori all'uomo e coloro che gli sono superiori, gli esseri nati dall'embrione, quelli nati dal sudore, i nati due volte, gli uccelli, le piante e gli altri vegetali. Descrivimi la loro creazione e la loro suddivisione. Verso 28. Ti prego, parlami a... questa è sempre Vidura che sta elaborando le sue domande a Maitreya Muni. Ti prego, parlami anche degli avatar che sono collegati alle tre influenze della natura materiale, Brahma, Vishnu e Maheshwara, e anche dei diversi avatar del Signore Supremo e della loro attività magnanime. Spiegazione. Sebbene Brahma, Vishnu e Maheshwara, Shiva, le tre manifestazioni degli attributi della natura materiale, sino le divinità principali della creazione, del mantenimento e della distruzione dell'universo cosmico, non sono l'autorità finale, non sono l'autorità finale, sopra di loro c'è Krishna. E il Signore Supremo, Sri Krishna, il fine ultimo e la causa di tutte le cause, egli è l'ashraya, il riposo finale di tutto ciò che esiste. Oh. Questa due frase dice tutto.
e il Signore Supremo, Sri Krishna, il fine ultimo, è la causa di tutte le cause, causa di tutte le cause. Questa è una frase, Ishvara Paramakrishna Satchidananda Viganadi Adi Govinda Sarva Karana Karana, la causa. Ogni cosa c'è una causa. Io c'ho mio padre, lui ha il suo padre, ha avuto il suo padre. Si arriva a Brahma, e Brahma è nato da Vishnu, Vishnu è espande da Krishna. E si ferma a Krishna, lui è la causa di tutte le altre cause. Questa è la conclusione della Srimad Bhagavatam, comincia dal primo verso fino all'ultimo e stabilisce questa realtà, che le cause di tutte le cause è Krishna. Egli è l'ashraya, il riposo finale di tutto ciò che esiste. Verso 29. O grande saggio, vorrei inoltre che tu mi parlassi delle divisioni sociali e spirituali della società umana, con gli aspetti caratteristici degli uomini che li compongono, il loro comportamento e i segni del loro equilibrio interiore e del loro controllo dei sensi. Ti prego anche di descrivere l'avvento dei grandi saggi e le differenti sezioni dei Veda. Per fortuna, perché noi non sappiamo anche quali domande, anche se ci troviamo davanti a maestro spirituale, non sappiamo anche quali domande porre al maestro spirituale. Invece di Srimad Bhagavatam ci sono personalità come Vidura, che Maharaj Parikshit stesso, che porre tutte le domande, così possiamo tutte le domande essenziali, necessarie per comprendere la verità assoluta. Spiegazione. Le quattro divisioni sociali della società umana, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, e le quattro divisioni spirituali, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasi, sono divisioni fondate sulla qualità dell'individuo, sulla sua educazione, la sua cultura e il suo grado di avanzamento spirituale ottenuto praticando il controllo della mente e dei sensi. Tutte queste divisioni si basano sulla natura particolare di ogni individuo e non sul principio del diritto ereditario, non dalla nascita, perché mio padre era un brahmana, io sono, deve essere rispettato, trattato come un brahmana. No, non è così, non è, questa idea non è sostenuta da nessuna scrittura. È tutto sulla qualità e le azioni, la qualità delle natura di ogni individuo. Il principio ereditario non è neppure menzionato in questo verso perché non ha alcun rapporto col tema trattato. Vidura è conosciuta per aver avuto una madre Shudrani, ma le sue qualità sono più elevate di quelle di un Brahmana, poiché è diventato il discepolo di un grande saggio come Maitreya Muni. Chi non possiede almeno le qualità brahminiche non può capire il significato degli inni vedici. Anche il Mahabharata fa parte dei Veda, ma è destinato alle donne, ai Shudra e ai Dvijabandhu, i discendenti indegni delle classi superiori della società. Kaloshuddha Samavara. Ricordiamo che non è una discriminazione contro le donne, siamo tutti in quest'era, siamo tutti allo stesso livello, nasciamo tutti partendo dallo stesso livello, uomini, donne, Shudra, nasciamo tutti Shudra, al quarto livello, e non c'è uno meglio dell'altro. Gli uomini meno intelligenti possono ugualmente trarre vantaggio dagli insegnamenti vedici semplicemente studiando il Mahabharata, di cui l'essenza è la Bhagavad Gita. Ricordiamo che la Bhagavad Gita si trova nel Mahabharata, è proprio il gioiello del Mahabharata. C'è ancora un verso. Ti prego di descrivere i sviluppi dei differenti sacrifici e anche le vie dello yoga dei poteri soprannaturali,
La via dello studio analitico delle conoscenze è quella del servizio di devozione con le rispettive regole. Spiegazione. È significativa qui la parola tantram. Talvolta si pensa che si riferisca alla magia nera praticata da alcuni materialisti che cercano la gratificazione dei sensi. Ma qui tantram, sì, come pubblicizzato, tantra yoga è tutto sul sesso. Ma no, questo non c'entra niente con quello. Ma qui tantram indica la scienza del servizio devozionale. C'è una differenza. Come fu elaborata da Srila Nardamuni. Tutti possono trarre vantaggio da queste spiegazioni che riguardano la pratica regolata dal servizio di devozione e così progredire su questa via. La filosofia Samkhya, come spiegherà il saggio Maitreya, sarà spiegato nel terzo o quarto canto, è il principio fondamentale per acquisire la conoscenza. Questa filosofia, enunciata da Kapila Dev, il figlio di Devahuti, è la vera fonte di conoscenza sulla verità suprema. Qualsiasi conoscenza non si basi su questa filosofia è speculazione mentale e non può portare alcun beneficio tangibile. Ancora uno. Verso 31. Ti prego anche di descrivere le imperfezioni e le contraddizioni degli atei infedeli, gli incroci di razze e i movimenti degli esseri nelle varie specie di vita in funzione della loro natura e della loro attività. Spiegazione. Il raggruppamento degli esseri viventi secondo le influenze che la natura materiale esercita su di loro costituisce ciò che si chiama l'incrocio delle razze. Gli atei infedeli non credono nell'esistenza di Dio e le loro vie filosofiche sono divergenti. Le filosofie atee non concordano mai tra di loro. Le varie specie viventi sono la prova delle molteplici combinazioni delle influenze della natura materiale. Se ogni specie di vita è da forma umana, esseri celesti, animale, è tutto secondo quanto c'è di passione, quanto c'è di ignoranza, quanto c'è di virtù. Uno ha una nascita corrispondente a quanto siamo influenzati di questi tre influenze materiali. Hare Krishna, buon anno di nuovo a tutti. E ci vediamo domani e ricordiamo che questa settimana ricomincia tutto il programma al Centro Vaikuntha con la Bhagavad Gita giovedì e il programma la festa di sabato. Venite tutti, è bello di vedervi online, ma è ancora molto più bello di stare insieme fisicamente e insieme a cantare insieme. E anche per le persone che non si può online. Hare Krishna, buona giornata e buon anno a tutti.